A Forcella Aurine, il taglio del nastro del sentiero Il sogno di Gioacchino, un itinerario storico-naturalistico in cui si racconta l'avvicinamento di un bambino al mondo dei Conza, ovvero dei seggiolai. In Valle del Mis, questa era una professione molto diffusa e la maestria in questo campo permise a molti, negli anni della grande emigrazione, di mettere il pane in tavola. L'obiettivo del percorso va oltre la semplice promozione turistica. Dare la possibilità a tutti di capire la storia e tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri avi, i nostri nonni e così, e passare una giornata nel bosco ammirando la vegetazione, i prati, le montagne e sul nostro territorio e proprio cercare di ampliare un po' il turismo qui sulla zona di Forcella Aurine. Il comune di Gosaldo ha incaricato l'azienda Crea Parchi di creare un percorso che andasse a valorizzare le tradizioni del paese e soprattutto il lavoro di seggiolaio. E quindi io ho realizzato la parte, quella che riguarda la storia e la creatività appunto, e abbiamo raccontato questa storia di questo bambino che parte per l'avventura della vita, che è quella di diventare apprendista seggiolaio invece di seguire le orme del padre che era minatore. E così in maniera giocosa e divertente raccontiamo ai bambini e non solo la tradizione e da dove arriva questo lavoro, perché è nato. È giusto farlo nei confronti delle famiglie che hanno deciso di rimanere sul territorio e crederci, e di quelle che, come me, invece sono venute da lontano e hanno deciso di creare una nuova storia in questo posto.